La bara dell'ultima cena dei Biancardi arriverà a Roma giovedì 3 febbraio, mentre mercoledì sarà divisa in 8 casse per agevolarne il trasporto, affidata poi all'azienda Floridia, e in tutte le fasi sarà seguita da una restauratrice e poi riassemblata e protetta da una teca, così come vuole il progetto La Passione nel cuore della Sicilia, dal 4 febbraio al 21 marzo. Così potrà essere ammirata al Molo E dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino nell'area imbarchi internazionali, un'iniziativa del Comune Nissano in collaborazione con l'Associazione Unione Panificatori Nisseni, proprietaria dell'opera, che gode del patrocinio gratuito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, possibile grazie al contributo della Empedocle Società di Costruzioni di Ravenna. Oggi la conferenza stampa. Nelle nostre, innanzitutto siamo abbastanza orgogliosi di poter presentare a tutta, sia la nazione, ma soprattutto anche all'estero, speriamo, questa scultura dei Biancardi di cui a noi ci appartiene, e speriamo che possa portare tanti visitatori in questa città. Un momento molto importante sia per l'associazione, ma soprattutto per la nostra città, per la nostra Settimana Santa. Noi contiamo che l'esposizione della bara all'aeroporto di Fiumicino a Roma veramente porti tanta gente, tante persone a visitare e a partecipare alla nostra Settimana Santa, nel caso specifico alla processione del Giovedì Santo. Più di un mese e mezzo, uno dei gioielli della Settimana Santa Nissena, sarà lì per promuovere la storia, l'identità e la cultura della città. La bellezza di un momento così significativo per la memoria collettiva della città, perché questa bara che rappresenta l'ultima cena è soltanto un simbolo di tutto quello che è la nostra Settimana Santa, con i suoi riti, le sue tradizioni, la partecipazione di tutta la gente, e quindi ritengo che sarà un momento e un'occasione importantissima. Visitata già prima del Covid da quasi 3.000 presenze all'anno nel Museo delle Bare, come già accaduto nell'aeroporto di Fontana Rossa con la Varicella, ci sarà questa nuova opportunità per fare conoscere l'unicità dei riti della Settimana Santa Nissena. Infatti un totem affiancato alla teca attraverso la consultazione di un QR code consentirà di vedere immagini della città grazie a schede esplicative. Conoscere la storia nissena, questo è l'obiettivo. Un ulteriore codice consentirà di accedere al sito La Passione nel cuore di Sicilia. Caltanissetta quindi riparte puntando sul turismo religioso.